Buongiorno, oggi non sono a casa mia come forse vedrete, sono a casa dei miei per un paio di giorni e adesso sto andando alle poste. Mi sento molto professional, molto adulta. Scherzi a parte, corro a spedire gli ultimi ordini. Charlie è preoccupato, vede la valigia e pensa che io me ne vada subito, ma sono appena arrivata. Oddio, andiamo a rispondere. Dai Charlie, andiamo? Di cosa hai paura? C'è nessuno qua. Oh! Cibi! Non puoi stare sulla credenza! Ma quanto sono indisciplinati questi gattini! Cibi? Cosa ci fai qua? Poi si lamenta lei. Adesso come scendi? Brava! Non so bene come verrà questo video, ma ci tenevo comunque a riprendere qualche cosina della mia reunion con i micetti. E poi in questi giorni ho intenzione di fare un po' di compere, un po' per comprare vestiti per la nuova stagione, visto che dove abito adesso non ho praticamente nulla. E poi chi se ne frega di Mr. Cibi, anche se non vuole, voglio comprare qualcosa per decorare casa. Per chi non mi seguisse su Instagram, l'altro giorno sono andata al supermercato, ho trovato delle zucche ornamentali bellissime, molto grandi, che costavano anche abbastanza poco secondo me, ma Mr. Cibi non me le ha fatte prendere perché ha detto che non servivano. Comunque, parliamo di cose belle. Bibi, sei contenta che sono tornata a casa? Ciao, Bibi. Sono arrivate poi delle sorprese che non mi aspettavo e sono arrivate qua a casa dei miei, ve le mostro velocemente. Sono arrivati due libri da giunti, ovvero Cercasi amore vista lago di Virginia Abramati. Questo ha un prezzo di 14,90 euro. Sono una ragazza piena di fantasie, il vento potente dell'amore potrebbero riportarla in vita. Ok, storia d'amore. Vedremo. Poi il negozio di musica di Rachel Joyce. Anche questo mi sa che costa uguale, 14,90 euro. Irresistibile magico incantevole, grande ritorno dell'autrice bestseller, non l'ho letto, vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più. Ambientato nell'88 in Inghilterra, una deliziosa favola contemporanea, una del potere trasformativo della musica e dell'amore. Vedremo anche questo. Da Ippocampo invece abbiamo Una nuova vita, come nascono i bebè animali, che avevo già intravisto perché mia sorella aveva aperto il pacco e mi aveva mandato qualche foto, ed è bellissimo questo libro illustrato. Praticamente la storia ovviamente di come nascono i piccoli animali. Qua abbiamo il pinguino imperatore e guardate che meraviglia. Veramente stupendo, delicatissimo. Questo è di Aina Bastard e ha un prezzo di copertina di 16 euro. Andando avanti abbiamo Sarai la mia principessa, che è un volume veramente enorme, mi ha fatto un sacco sorridere perché è il libro che fa piangere i papà, e anche in questo caso le illustrazioni sono veramente molto molto belle. Sono curiosa di saperne di più, poi ovviamente vi aggiornerò o in questi giorni o comunque in un video dedicato. Meraviglia veramente. E questo volume invece ha un prezzo di 18 euro. Adesso mi occupo dei tè perché ho delle nuove idee e questo weekend vorrei lanciare due nuovi prodotti. In realtà vorrei lanciare anche delle candele, ma devono ancora arrivarmi le essenze, quindi quando arriveranno dovrò fare prima le prove e poi metterle nello shop, perché ovviamente non metto nulla senza averlo prima testato. Sai che qualcuno vuole delle attenzioni? Hai delle attenzioni, Topolino? Vuoi le coccoline? Intanto c'è la Cibi che ci osserva. L'odio. Oh! Sì, ti faccio le coccole. Che bello comunque, Charlie. Hai messo su. Oddio, stai già perdendo il pelo di nuovo? Hai messo su quel bel pelo invernale che è super soffice. Ma qui chi c'è? Chi c'è in questa cuccia steso come un pascià? Intanto è venuto oltre anche Charlie. Topolino, ma quante coccole vuoi? Dammi fare le coccole al bambino piccolo. Cersei. Sì, quanto ti rompo le palline? Thank you.
Eccola qua, lo sapevo che stavi mangiando. Sei sempre dietro a mangiare. Guardate che faccia colpevole. Beccata. Guardate Cersei invece, che patatino sul dondolo. Ciao tesorino. Molto velocemente volevo farvi vedere che cosa ho acquistato ieri. Allora, per la casa. Allora, queste in realtà non ho capito se mia mamma le ha prese per me o meno. Comunque, come vedete, sono delle ciotole da zuppa con piattino. Sono veramente molto carine, sono di Riviera Maison. Poi abbiamo dei sottobicchieri veramente molto carini, fatti così in legno. Questi piccoli venivano tipo un euro, sono veramente molto belli. E poi uno più grande, abbiamo presi tre per me, tre per i miei. Questi li vedo benissimo non soltanto per appoggiare i bicchieri, ma ad esempio anche la bottiglia, le tazze, bellissimi. E poi ci sono queste tovagliette, che in realtà non sono tovagliette perché sono in legno, però servono appunto per, adesso non badate qua che c'era il coso del prezzo. Comunque sono in legno, hanno questa incisione veramente molto carina, sempre di Riviera Maison. E niente, lo trovo un pezzo molto molto bello appunto per appoggiarci il piatto, i bicchieri, le posate, insomma, la colazione a letto, appoggiarci magari qualche salume, un po' da aperitivo, stuzzichini. Mi piace tanto. Ho comprato poi due piantine, questa l'avevo adocchiata anche a Ferrara, solo che non mi piacevano molto, erano un po' strane, un po' sembravano mezze malaticce. In realtà anche questa è un po' spoglia, però mi piaceva tantissimo il colore, le foglie mi sembrano messe bene. E guardate qua, sta spuntando una mini piantina, tipo, non so, mi sembrava molto carina. Il vaso poi era già qua a casa. E poi ho preso anche quest'altra piantina qua, sono tutte e due da appartamento, dovrebbero essere abbastanza resistenti, quindi speriamo di non farle morire. Siamo state poi da Stefanel, ho preso un po' di cose invernali, dovete sapere che sono molto freddolosa, quindi ho già recuperato dei pantaloni caldi e due maglioni. Mi sembra che sono tipo un maglione e due cardigan di lana. Giusto per farvi capire, questo è il maglioncino, il cardigan traforato, non si vede un granché. La luce è quella che è. Questi invece sono i pantaloni, io ovviamente ho le pantofole per stare in casa, comunque mi piacciono veramente tanto, hanno anche le tasche e niente. Questo è il maglioncino che vi dicevo che adoro perché è morbidissimo, mi piace veramente un casino, poi anche i colori, non so, è la vita. E questi invece sono gli altri pantaloni, che come vedete sono molto più slim. Sono neri con questa trama tono su tono che si vede non si vede, li trovo veramente top. E infine il maglioncino super cozy, che ovviamente non è da abbinare al maglioncino che ho sotto, però per non ricambiarmi e mettermi qualche cos'altro apposta lo faccio vedere indossato così. Mi piace tantissimo perché secondo me è della giusta lunghezza, i cardigan troppo lunghi tendono ad accorciarmi troppo. Mi piace il colore, la trama è morbidissimo. Sopra anche i jeans, sia vita alta che meno, con una maglietta sotto tinta unita o fantasia, penso che sia bellissimo. Finisco di lavorare un po' al computer e poi vado dalla parrucchiera e voglio tagliare un po' i capelli. Nulla di folle, voglio soltanto tornare alla lunghezza fino alle spalle più o meno. E nel frattempo ho ricevuto anche un nuovo ordine per il tè, quindi sono molto molto contenta. Cibi, cosa fai? Vuoi aiutare anche tu a mettere a posto tutto sto casino qua? Il cambio armadio è sempre traumatico, ma l'amore della Cibi per le scatole non cambierà mai. E sei a posto, Cibi, lì dentro? Oh, bene. Sono passati un paio di giorni, no dai, un giorno dall'ultima volta che ho filmato. Non so se ho fatto vedere i capelli nuovi, comunque il nuovo taglio è questo. Li ho giusto spuntati di un po' perché mi piacciono più di questa lunghezza, ovvero fino alle spalle. Comunque la cosa più importante di tutto ciò è che finalmente mi sono riunita
alla mia felpina panda che avevo lasciato giù dai miei. Ho tutta casa da sistemare, pulire, fare il cambio armadio, perché infatti sono tornata giù dai miei proprio per portare su tutti i vestiti invernali che prima ovviamente non avevo, ma anche quelli da mezza stagione, non soltanto i maglioni di lana. Ho passato poi tutta la mattina a lavorare, quindi... Oh, mamma mia, cioè, ho bisogno veramente di pausa. Per fortuna ha suonato il corriere con un pacchetto da Pampling. Sfruttiamo quindi subito la copertina nuova, non stirata perché non ho il ferro da stiro, per scoprire che cosa c'è qua dentro. Allora, vi dico già che alcune cose le ho prese anche per il mio compagno, visto che dopo domani è il suo compleanno, è arrivato proprio giusto giusto, sono super contenta. Tra l'altro, senza farla apposta, mi è venuto in mente adesso, ho addosso un'altra delle loro magliette, questa è bellissima, ispirata appunto allo studio Ghibli. Vabbè, e sciocchezza a parte, apriamo il pacco. Dunque, vediamo un po'. Mamma mia, quanta roba carina! Direi di partire dai calzini, perché Pampling non vende soltanto delle bellissime magliette, ma anche accessori vari, sempre dedicati a videogames, film, libri, fumetti, eccetera, eccetera. Questi ovviamente sono per Mr. Chibi, i calzini di Rick e Morty, non so perché non mette a fuoco la macchinetta. Comunque sono bellissimi, tra l'altro al tatto sono super soffici. E incredibile ma vero, anche questi calzini con questi gatti sono per lui. E li ha scelti lui, e questo è il punto. Mi piacciono da morire, mi sa che glieli fregherò perché sono troppo soffici. Questi invece li ho presi per me. Come vedete ci sono i simboli delle case del Trono di Spade, e non so voi, ma tutte le volte che si avvicina l'inverno penso troppo al Trono di Spade, devo fare un rewatch e mi sembravano super super adatti. Queste sono delle mentine e non posso dirvi molto, però ha a che fare molto. Mr. Chibi mi fa morire, è bellissimo. Sono quelle mentine in una scatolina di latta. La stampa mi piace tantissimo. È di un colore azzurro che qua sembra Tiffany, ma in realtà è un po' più azzurrino, e sono troppo troppo carine. Passiamo alle magliette. Visto che mi conoscete abbastanza bene, potevo non prendere questa maglietta con Pikachu e lo studio Nintendo, fatto a mo' di studio Ghibli. La risposta ovviamente è sì, potevi lasciarla lì nello shop, ma in realtà no, è bellissima, la dovevo prendere. Tra l'altro mi stupisco sempre, sono di un cotone così morbido. Ricollegandomi al discorso di prima, inverno uguale il Trono di Spade, ho preso questa maglietta molto simpatica, richiama le istruzioni ovviamente dell'IKEA. Perdonate questa inquadratura un po' strana, però richiama le istruzioni dell'IKEA per costruirsi il proprio Trono di Spade. Cioè, che figata è! Me le vedrete presto indossate, quindi non temete. Io anche l'altra volta ho preso delle M perché ho le spalle abbastanza larghe, nonostante sia abbastanza longilinea, e il modello da donna che è quindi sfiancato, però potete scegliere anche quello unisex che invece dritto, se vi piacciono le maglie più comode anche per stare in casa, o se semplicemente volete stare comodi, motivo per cui io prendo la M. Se comunque siete interessati a Pampling per quanto riguarda le magliette, accessori e altro, trovate il link qua sotto in descrizione assieme al mio bellissimo codice CB15, con cui potete avere il 15% di sconto senza spesa minima, quindi se siete interessati risparmiate un po'. Il mio pensierino è appunto questo più questo libricino qua che puntavo già da un po'. Secondo me è un pensiero molto scherzoso, poi conoscendolo lo adorerò. E ora impacchettiamolo. Ho acquistato queste due zucchette ornamentali da una signora al mercato che le produce lei, le coltiva a casa. Sono troppo troppo carine. Da Tiger ho preso anche dei prodotti, diciamo, beauty. Il primo di questi è un sacchettino con i sali da bagno. Questa è la lavanda e fa un buonissimo profumo già così chiuso, quindi promette bene. Magari uno di questi giorni lo provo. Stasera invece ho intenzione di provare una di queste bombe. Vendevano il sacchetto con tre bombe a 3 euro, quindi 1 euro bomba. I gusti disponibili erano rosa e rosmarino, e ho scelto la rosa. Adesso la
proviamo. Infine ho deciso di prendere i cerottini per il naso, quelli che portano via, che tolgono i punti neri. Siccome sono un grosso problema per me, sono sempre alla ricerca di nuove strisce del genere, proviamolo. Questo è costato 2 euro, penso ce ne sia solo uno all'interno, dopo comunque andiamo a vedere. Hanno fatto anche delle maschere che però non ho preso perché secondo me hanno un prezzo pari ad altri brand che preferisco, nel senso si occupano proprio di beauty e di mi fido di più. Ha un rilascio molto graduale del prodotto, una cosa che apprezzo, ma come effetto è un po' blando. Mi sarei aspettata un po' più di frizzantezza. Dal momento che la vasca è stato un vero e proprio flop, spero che questo cerottino si riveli decente almeno. Nella confezione comunque c'erano 2 bustine con questi cerottini e non so per quale motivo il nero è colorato, cioè la parte che si applica sul naso è nera e fuori è bianca grigia, vabbè. Comunque i cerottini che ho provato di Tiger sono promossi, ovviamente non vi ho fatto vedere il cerotto perché è abbastanza... Spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e soprattutto se siete tipi da Halloween, se vi piace decorare casa e... Se avete poi dei consigli per rendere casa più autunnale e cozy, mi raccomando, fatemelo sapere. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!